avanza Marzic con caparbietà, però l'ha andata a prendere Eizibue, pallone basso, success, miracolo di Montipò. Pellegrini in mezzo, primo palo Cristante, Meret si supera e salva il risultato. Orsolini qui rischia, Reza ruba palla, si prepara il tiro, prova a calciare, Skorupski, poi Jasi, ancora Skorupski, grande doppio intervento da parte del portiere del Bologna che tiene i suoi in vantaggio. Lozano, c'è un 3 contro 2, arriva anche Kim a destra, dall'altra parte c'è Kvara, Lozano punta l'area, va lui col destro, Rui Patricio allunga, sopra la traversa, chance per il Napoli. L'area Sanabria viene anticipata, arriva Miranchuk che controlla e vuole il sinistro, cerca la fotocopia di Firenze, Alexei Miranchuk, vicario, parte prima. Rincon nello spazio per Gabbiadini che può ricevere ed è abbastanza solo, Gabbiadini entra in area, calcia col sinistro Musso e poi Augello, salvataggio sulla linea, non è finita, calcia altissimo, poi la Samp ancora con Winks, ma che azione, quanti pericoli per l'Atalanta. Çalhanoğlu, Di Marco, calcia al volo, poi ancora Lautaro, due volte carne secchi, prima su Di Marco che stava per trovare un gol incredibile e poi su Lautaro Martinez, palla in calcio d'angolo. Colpo di testa di Machin stavolta. Di Maria ci prova da lontano, ancora prodigioso Di Gregorio, ci arriva con la manone e chiude in angolo. Si butta dentro Posch, Orsolini va da Zirkzee al limite dell'area, cerca spazio per il tiro, poi buono il suo dribbling, Zirkzee! Trongoski mette in calcio d'angolo e questa era una grande chance per il Bologna.